Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Oggi parleremo del caso di Haiyang. Ci sono molte cose che ancora non sono chiare per quanto riguarda questo caso e c'è ancora molto mistero che avvolge questa storia. Ci si chiede se i sospettati siano davvero i colpevoli e che cosa significhi quel messaggio che questa giovane Haiyang, una ragazza 32enne che faceva da streamer, ha lasciato nel suo post Instagram proprio prima di sparire. E ci si chiede se quel messaggio avesse a che fare con la sua morte. Vediamo insieme questo caso e sono davvero curioso di sapere la vostra opinione. Prima di iniziare vi chiederei gentilissimamente, se siete amanti dei videogiochi, di andare a mettere in wishlist il videogioco di Unfollow. Il 6 di settembre finalmente annunceremo la data d'uscita, che insomma non sarà troppo distante, e spero davvero che questo gioco horror vi potrà piacere. Ad ogni modo, chi era BJ Ayoung? Era una 32enne coreana che lavorava come streamer. Aveva più di 200.000 follower su Instagram ed era molto nota nella community. Quello che state vedendo è il suo ultimo post. In questo post la streamer ha annunciato che avrebbe smesso di lavorare sui social e che avrebbe iniziato una vita normale, lontana appunto dal mondo dei social. Ha detto che avrebbe caricato il suo ultimo video una volta tornata in Corea. Da questo messaggio è chiaro che successivamente a questo viaggio in Cambogia, infatti questo post è stato postato durante la sua permanenza in Cambogia, sarebbe dovuta tornare in Corea, ma ciò non è stato. Un utente, tra l'altro, dopo che ha lasciato questo post, le ha scritto un DM chiedendole che cosa farà adesso. La risposta della streamer è stata che aveva un problema con uno stalker e forse era proprio questa la ragione che l'aveva spostata ad andare all'estero. E Young arriva in Cambogia il 2 giugno. È andata a stare da una sua amica coreana che viveva con suo marito. In soli 2 giorni, tuttavia, dal suo arrivo è sparita. E il 6 di giugno, dopo che per 2 giorni non ha più avuto sue notizie, la sua amica è andata a chiedere in giro se qualcuno l'avesse vista e successivamente si è recata anche dalla polizia per denunciarne la scomparsa. E qui molti utenti fin da subito si sono fatti delle domande, perché com'era possibile che, immaginatevi la situazione, una vostra amica, magari voi vi trovate in un paese straniero, questa vostra connazionale vi invita e dopo 2 giorni la fate già andare in giro da sola. È vero che sono tutti e 2 adulti, però diciamo che io sono stato in Cambogia e devo dire che è un paese bellissimo, però non so se mi fiderei andare in giro da solo, insomma, così. Soprattutto perché lei non era nemmeno nella capitale, non tanto per un motivo di sicurezza, ma soprattutto perché diciamo che non tutti parlano inglese e io non saprei orientarmi dopo 2 giorni che sono in un paese come questo. Ad ogni modo, queste sono solo speculazioni, magari era solamente un caso, magari era la stessa Young che voleva uscire da sola. Il 6 giugno, tuttavia, a 40 minuti di distanza da dove era stata avvistata l'ultima volta, è stato poi rinvenuto il corpo di Ayoung, privo di vita. Dalle telecamere di sorveglianza è emerso che la donna si sia recata in una clinica di proprietà di 2 cinesi. Ad ogni modo, parlando di Ayoung, secondo diciamo anche le testimonianze della coppia, sembra che si sia recata in questa clinica per ricevere una dose di albumin, che io sinceramente non ne conoscevo l'esistenza di tale shot, ma sembra che sia una specie di boost che ti viene iniettato per poterti tranquillizzare e anche per poter dare uno boost per il sistema immunitario. Tuttavia, secondo la coppia, sembra che non siano stati il duo, diciamo, a somministrarla, ma sembra che la ragazza abbia portato la dose e abbia chiesto loro di iniettargliela per curare l'insonnia. Secondo la coppia, la ragazza è andata in overdose con quella sostanza. La domanda è perché, se praticamente la causa della morte è stata un'overdose, tra l'altro qua è anche un po', non si capisce bene, sì, ovviamente anche loro hanno una percentuale di colpa, però sicuramente era anche in parte colpa di Young, se questa è la verità, però la domanda è perché non siano andati dalla polizia. E sempre da quello che hanno dichiarato, sembra che avevano appena aperto, come si sa, questa clinica e avevano molto paura dei problemi che avrebbero potuto avere con la polizia, giustamente, se fosse emerso che appunto è morto questa paziente e non avevano nemmeno la licenza. O anche hanno detto che sospettavano che il sistema poliziesco cambogiano fosse corrotto e che per ovattare la cosa avrebbero chiesto alla coppia una cospicua somma di denaro che loro non possedevano. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha dichiarato che quando Ayoung si è recata nella clinica e ha chiesto di ricevere questa dose per dormire, inizialmente lui si era rifiutato. Infatti, questo è quello che è successo il 3 giugno. Tuttavia, è tornata poi il 4 giugno e pagando
insomma dei soldi extra e quindi ha deciso di somministrargliela. E dopo che gliela ha iniettata, la ragazza era un po', diciamo, non si sentisse bene, però era un pochino stanca e quindi ha chiesto all'uomo se potesse dormire sul lettino della clinica. E l'uomo non si è fatti troppi problemi, si è recato in un'altra stanza per giocare a giochi sul suo telefono e l'ha lasciata sola. Quando è tornato, tuttavia, l'ha trovata priva di coscienza, ha fatto tutto quello che poteva per poterla salvare, ma non c'è stato nulla da fare, la ragazza purtroppo è morta lì. Non sapendo cosa fare, ha deciso di disfarsi del corpo, quindi senza dire nulla alla moglie, si è recato poi di nuovo nella clinica quella stessa notte con una scusa, dicendo che sarebbe dovuto andare in bagno, nel mentre che erano per strada per andare al ristorante. E nel mentre che la moglie era in macchina avrebbe caricato il corpo di questa ragazza, tra l'altro non so in che modo la moglie non se ne sia accorta, e in ogni caso poi prima di andare al ristorante lui ha detto che aveva una commissione da fare, intanto è andato a disfarsi del corpo e poi è tornato al ristorante. La storia mi sembra un pochino troppo contorta per essere credibile, però non sono io che penso questa cosa, ma la stessa polizia, che infatti non gli ha dato tanto credito, ma non è che non gli ha dato tanto credito per questa storia in sé per sé, ma per il fatto che c'erano varie incongruenze tra le varie dichiarazioni che hanno rilasciato. L'interrogazione infatti è continuata il giorno seguente, in cui appunto gli è stato chiesto ancora una volta se sua moglie sapesse qualcosa e lui ancora una volta ha negato, appunto reinventando la scusa, cioè insomma ricostruendo la versione che vi ho appena raccontato. Alcuni utenti hanno speculato che forse la coppia fosse a conoscenza del fatto che Yan fosse una streamer famosa e che magari avessero cercato di rubarle dei soldi, o altri sostengono invece che Yang fosse drogata e che quindi sia morta per via di questa sua dipendenza. La moglie ha detto durante un'intervista che in quel periodo era molto molto occupata e che quel giorno che si era recata in clinica nemmeno aveva fatto caso che c'era questa Yang, il che anche qui sembra un pinino difficile da credere, perché sembra alquanto strano che in una clinica così piccola non avesse notato una cliente, diciamo, coreana. È anche abbastanza appariscente, se vogliamo, comunque diciamo non è forse la cliente che più spesso gli capitava. Ci sono state poi una serie di altre incongruenze. Nella loro prima dichiarazione infatti la coppia aveva detto che a Yang era stato iniettato del plasma per 2 giorni di fila. Questo plasma è praticamente fatto con il sangue di una persona, un concentrato di sangue, e serve per aiutare a coagulare il sangue e quindi viene iniettato nelle ferite. Tuttavia la polizia stenta a credere a questa cosa, perché non sembra che Yang avesse bisogno di tali iniezioni dal momento che il suo corpo non presentava tali ferite. Anche dal video delle telecamere di sorveglianza non sembrava fosse così, e inoltre sempre degli esperti dichiarano che è veramente estremamente raro che possa portare alla morte un'iniezione di 2 giorni consecutivi di questo plasma. Quindi sembra che la coppia in più occasioni abbia cambiato la versione, e anche dal risultato dell'autopsia c'è stata un'altra cosa che è emersa: il fatto che le mutande della ragazza fossero state indossate al contrario. E qui si possono aprire 2 diverse strade, ovvero c'è chi sostiene che magari effettivamente la ragazza sia stata molestata o comunque aggredita e che quindi magari le siano stati rimossi gli slip e poi rimessi addosso al contrario, oppure che magari veramente la ragazza fosse sotto qualche sostanza e quindi si sia messa sbadatamente le mutande al contrario. Però anche qui, quando noi la vediamo camminare per la strada prima di recarsi in clinica in entrambi i giorni, non sembra che presenti diciamo una camminata particolare o come se fosse sotto qualche sostanza. E inoltre anche dall'analisi delle urine non sembra che all'interno del suo corpo ci sia presenza di qualche sostanza, anche se qui ci sono altri esperti che dicono che in realtà per poter capire se realmente ci siano delle sostanze all'interno del suo corpo si sarebbero dovuti fare delle analisi più, diciamo, approfondite, e anche questa autopsia doveva essere stata fatta molto prima. Ad ogni modo, la causa della morte pare, sempre da questa autopsia, che sia stato il soffocamento. Un altro particolare è che il telefono di questa ragazza non è mai stato ritrovato. Si presuppone, o comunque si ipotizza, che la coppia si sia disfatta di questo dispositivo quando quella sera alle 9 siano andati in moto, e che quindi prima avessero prelevato il suo cellulare e poi l'avessero, diciamo, scaricato da qualche parte, anche un po' per depistare magari la polizia o comunque
per non far capire che la ragazza si trovava lì in quel momento. La domanda che sorge spontanea è quali fossero le informazioni compromettenti che potevano esserci all'interno di questo dispositivo. Quello che si pensa è che i due abbiano somministrato alla ragazza una qualche sostanza, ma dato che non avevano la licenza per poterlo fare, sarebbero potuti andare incontro a un infausto destino. Se infatti avessero dimenticato che la causa della morte è stata negligenza, erano consapevoli che questo l'avrebbe portato a una vita dietro le sbarre, e questa è la punizione che spetta a chi causa la morte a un paziente che trattano senza averne la licenza. Tra l'altro loro sarebbero cinesi, quindi sarebbero dovuti ritornare in patria e sarebbero stati puniti lì in teoria. Questo caso, come potete capire, è molto particolare perché vede protagonista una coreana, il fatto è avvenuto in Cambogia e i principali sospettati sono questa coppia di cinesi. Molte persone, soprattutto coreane, sono molto preoccupate che la giustizia non faccia il suo corso, perché infatti lo stesso destino è avvenuto anche con un comico coreano che è venuto a mancare in circostanze misteriose sempre in Cambogia qualche tempo prima. Quello che è certo è che ci sono svariate incongruenze nella versione di questa coppia, sia sui tempi, sia sulle sostanze che sono state somministrate e sia su altri dettagli particolari, come ad esempio se la moglie avesse o meno visto questa Ei Yang e se fosse in qualche modo complice o meno. La domanda è cosa stanno nascondendo, e soprattutto qualcuno anche si chiede se quell'ultimo messaggio su Instagram avesse in qualche modo a che fare con quello che poi è successo a questa ragazza, come se fosse lei magari avesse pianificato la sua morte. Però anche lì è strano, perché in questo ultimo post su Instagram ha detto che avrebbe caricato un video appena tornata in Corea, quindi anche qui ci sono delle cose che non combaciano. Ad ogni modo, questa era la storia di oggi. Ditemi che cosa ne pensate, se vi va di supportarmi mi raccomando andate a seguire Unfollow e metterlo in wishlist, vi lascio il link in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Seba, ciao.